Ciao a tutti, io sono Cleo e vi do il benvenuto a questa quarta puntata, episodio, quarta parte della mia collezione. Prima di partire voglio solo precisare una cosa: mi è stato commentato nello scorso video che la mia collezione non è da considerare collezione perché non ho roba tutta perfetta. Credo che si riferisse ai titoli Play 1 che ho mostrato, che avevano le scatole scheggiate o con gli angolini rotti. E poi non era da considerare collezione perché non era roba tipo di valore, roba, secondo me intendeva super mega collector o giochi super rari. Ok, non ho ancora mostrato nessuna edizione limitata, nessuna collector, e quindi un gioco normale adesso ne è più di uno a cazzo. PES 9 in scatola così non vale nella collezione? Ah no, metterei pure il meme di Salvini che lo dice, ah no. E che cacchio vuol dire? Io, come molti altri, consideriamo collezione qualsiasi disco, gioco in fisico. Poi certo c'è quello tenuto meglio, quello tenuto peggio, quello più raro, quello meno raro, ma fa collezione lo stesso. E poi per certi giochi, quelli più vecchi, se sono dell'infanzia della persona che le dimostra, è normale vederli non in condizioni perfette. Anche perché i giochi della Play 1 hanno già più di 20 anni sulle spalle, porca puttana. Comunque iniziamo con la mia collezione. Scusate, mi sono fatto questo piccolo sfogo, ma tra i mal di denti e quel commento mi è partita la vena. Se siete interessati a vedere solo collector o giochi super mega rari, stoppate il video e andate da un'altra parte, perché in questo video non vedrete edizione ultra limitato collector, giochi rari, non lo so, se ce n'è qualcuno che vale tanto fatemelo sapere nei commenti, ma non credo che ce ne saranno in questo video. Allora iniziamo con la Wii, così mi tolgo via gli ultimi giochi, poi se ne saltano fuori altri ve li faccio vedere. Wii Sport era in bundle con tutte le console, ingiallito, e niente, a lasciarlo fuori purtroppo si è rovinata la cosa di carta. Wii Fit Plus, poi Wii Fit, ovviamente perché ho la cacchio di, come già che si chiamava, Balance Board. Poi U-Drove Studio, con ovviamente la U-Drove Game Tablet, che è una specie di tavoletta grafica. Questi titoli qua più che altro erano stati presi per mia sorella, difatti lei poi ha fatto l'artistico, adesso usa le tavolette grafiche, quelle vere, non giocattolo, però molto molto carino per chi ama disegnare. Poi My Sims Kingdom, non ho grandi ricordi su sto gioco, però se ce l'ho e non l'ho mai venduto vuol dire che un po' mi piaceva. Poi Wii Party, ovviamente questo qua è un gioco che tutti conoscono, va benissimo da giocare con gli amici e con la famiglia, vabbè che la Wii ha molti giochi per la famiglia o per gli amici, ci sta, è divertente. E poi finiamo la Wii con Wii Sport Resort, e questo qua ha altre 12 specialità sportive rispetto a Wii Sport che vi ho fatto vedere prima qua, no? E potete vedere il Shambara, che non so che cacchio è, non me lo ricordo, e tutti questi qua. E niente, qua i giochi della Wii sono leggermente ingialliti dal tempo e dalla nicotina. Non fumate se volete tenere bene i giochi, le cose. Poi passiamo, aspettate che sposto, passiamo a Play 3. Allora, PES 2009 che avete visto prima, niente, un buon PES, anche se il migliore è PES 6, almeno secondo me. Poi Resistance, io ce l'ho in versione Platinum, poi anche qua si potrebbe aprire un capitolo a parte, c'è la gente che dice ma i Platinum non valgono una mazza, però per me fanno collezione, per voi scrivetemelo nei commenti. Poi avrei preferito averlo in edizione prima stampa, di edizione normale, ma all'epoca l'ho preso in Platinum e me lo tengo in Platinum. Poi, sempre in Platinum, Killzone 3, sempre uno sparatutto come Resistance. Forse preferisco Resistance rispetto a Killzone.
eccolo qua. Poi questo qua a spasso con i dinosauri l'avevo preso perché ti davano, come potete vedere qua, la telecamera e il Move, e lo tiravo indietro a 5 euro nuovo, tipo avevo preso al Carrefour. Comunque come gioco per bambini ci stava, eh. Poi questo qua è bello, sempre Platinum, Army of Two. Io ce l'ho anche su 360, mi sembra forse in digitale, l'avevo forse regalato col Gold. Comunque è molto carino, spara tutto in terza persona. Se è retrocompatibile su One o Series XS vi consiglio di recuperarlo. Anche Armored Suit Cartel, carino, eh. Poi c'è Blur, gioco di auto, completamente in italiano. Guardate qua, dell'Activision, sì, dell'Activision. Non ho grossi ricordi, però se l'ho tenuto anche questo, vuol dire che schifo non faceva. Poi qua, BioShock 2, bellissimo, spara tutto. In questa edizione qua con la copertina che sbirnuccica tutta, vedete? Non so se abbia valore, non abbia valore, ma a me non me ne frega un cazzo. A me piacciono i videogiochi e non sto lì a guardare il centesimo del valore. Colleziono videogiochi perché a me piacciono i videogiochi, strano vero? E poi continuiamo con BioShock Infinite, bello, bello anche lui. Anche se io preferisco di più i primi due, non so perché, tanti preferiscono quest'ultimo, io preferisco i primi due. Sarà perché voglio essere diverso dalla massa, non lo so, io ho preferito i primi due. Poi Grand Theft Auto 4, qui in versione Platinum, ma su 360 ce l'ho in edizione normale. E niente, un bel Grand Theft Auto, a me piaceva moltissimo, sia vabbè la storia, ma poi perché le auto si distruggevano molto, in modo molto realistico secondo me, cosa che poi in GTA 5 non si sa perché hanno tolto. Poi Guitar Hero Warriors of Rock, chi ama i Guitar Hero come me li ha praticamente tutti, io dovrei averli tutti credo, ne ho anche sul 360, molto molto bello. Poi qua c'è la lista canzoni, poi c'è magari l'edizione con più canzoni belle, le altre meno, però sulla fine i Guitar Hero per me sono tutti belli. Poi qua c'è Band Hero, che è sempre della stessa serie di Guitar Hero, però qua abbiamo la possibilità di cantare, di usare anche il basso e la batteria, e anche qua ci sono varie canzoni, forse sono canzoni più popolari rispetto a quelle di Guitar Hero che sono rock. Poi questo qua bellissimo, Guitar Hero Aerosmith, a me piacciono gli Aerosmith, una delle mie band preferite, quindi ho il titolo anche per 360, vi faccio già lo spoiler, prima o poi salterà fuori, ve lo farò vedere. Poi Call of Duty 4 Modern Warfare, il primo Modern Warfare, e niente, a me i giochi con la, ambientati nella guerra moderna non sono mai piaciuti più di tanto, poi negli anni ho rivalutato sia lui che gli altri due capitoli dopo. Però all'inizio non mi fecero impazzire, io preferivo quelli ambientati nella seconda guerra mondiale. Qua ci abbiamo Call of Duty World at War, che rispetto alla Play 2, questa qua è l'edizione quella bella. Quella della Play 2 era un'edizione castrata, qualche video ve l'ho fatto vedere. E niente, è molto carino, il primo che ha introdotto la modalità zombie. Ah, qua è rimasto ancora il coso di GameStop. Poi, eccolo qua, Call of Duty Modern Warfare 3, peccato che non ho inserito il 2 in questo video, vabbè, salterà poi fuori in qualche altro video. E niente, l'ultimo Modern Warfare della vecchia serie è uscito, adesso sta per uscire a fine anno Modern Warfare 2, ma il reboot. E niente, anche questo molto carino, stesso discorso del primo Modern Warfare. All'inizio non mi fecero impazzire perché io volevo i titoli ambientati nella seconda guerra mondiale. Poi finiamo Play 3 con Brother in Arms, Hell's Highway, sparo tutto sempre guerra, stavolta con l'ambientazione che a me piaceva, non mi ricordo se mi faceva impazzire o no, ma credo che brutto non era. Purtroppo sono passati anni, non mi ricordo tutti i giochi
che ho giocato se mi piacevano o no, ma suppongo di sì, se no non rimaneva in collezione. Poi passiamo a PlayStation 2, vi faccio vedere un gioco che non ha copertina né libretto, che è Final Fantasy X2, però il disco c'è, è originale, e questo disegno qua l'aveva fatto mia sorella quando aveva tipo forse 12 anni. E niente, non ho mai stampato una copertina per lasciarlo così, poi nel tempo si è ingiallita la carta e vabbè. Chissene, mettiamolo di qua. Continuiamo con Naruto Ultimate Ninja, un gioco picchiaduro a tema Naruto, carino. Ah, ovviamente l'unico gioco che non aveva copertine né libretto è solo Final Fantasy, tutti gli altri ce l'avranno e sono completi, per chi è fiscale, sono completi. Ecco qua. Poi Shrek terzo, anche questo carino, magari prima o poi ve lo porterò sul canale. Ma sto facendo velocissimo sto video, sarà la rabbia, il dente che mi fa male, che mi fa fare le cose veloce. Poi qua abbiamo Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Colosseum, un gioco vabbè di carte di Yu-Gi, però è più bello coso, come già che si chiama, Yu-Gi-Oh! Tag Force, quelli là sono più belli, però questo qua non era malvagio. Anche questo ve lo faccio vedere, come i giochi della Play 3 e della Wii sono completi, guardate qua che bel disco, libretto come praticamente come nuovo il libretto, guardate lì a colori, voilà. Continuiamo con SmackDown vs Raw, di questo genere di giochi non pochi, perché a me non mi ha mai fatto impazzire SmackDown, e niente, l'avevo preso così per curiosità, però non è proprio il mio genere di gioco e né di sport in generale, non sono mai stato un amante, lo so, sono strano, ma non sono mai stato un amante di questo genere. Poi il Patrino, molto molto bello, questo qua ce l'ho in più versioni, sia per Play 2 che 360, PS3. E perché? Perché ho comprato prima uno, poi quando ho cambiato console ho voluto giocare anche lì. Benvenuti nella famiglia, molto molto bello, ve lo consiglio. Se avete una Play 2 o una 360 recuperatelo. Questo titolo però su Xbox non è retrocompatibile, cioè, quindi se lo comprate per 360 dovete proprio avere il 360, se no vi attaccate al tram, su One e Series XS non va. Poi qua c'è International Super Cards, gioco di kart, boh, non mi ricordo, l'avrò tenuto perché era trash mi sa. Con questo gioco qua vi voglio far vedere, vedete qua è rovinato qua lato, ma non perché sono piccio io, vedeteli così, perché una volta nei supermercati erano il vizio di mettere il cazzo di corda antitaccheggio e ti rovinavano tutte le scatole. Poi dopo aver detto quello continuiamo con Dragon Ball Z, si chiama solo così, sempre un picchiaduro di Dragon Ball, è abbastanza vecchio questo credo, vediamo un po' se lo trovo, 2006, magari farò uno speciale così per rispolverarlo, anche questo dovrebbe essere completo. Yes. Poi Dieful Joy, dovrebbe essere così, non sono mai riuscito a pronunciarlo bene, molto molto bello questo, guardate qua, qui bellissimi disegni, un bel titolo, divertente, vedete, della Capcom. E niente, passiamo a un altro titolo, Prince of Persia Spirito Guerriero, bellissimi Prince of Persia. Guardate qua, ne avevo anche uno per PC che poi ho venduto, le sabbie del tempo forse. Veramente bello. Peccato che non hanno mai più fatto. Questo qua lo mettiamo lì. Qua c'è Harry Potter e la Camera dei Segreti, versione Platinum, quella vecchia. Probabilmente hanno poi ristampato il gioco anche con la versione Platinum più moderna. Questo è molto bello, magari ve lo porterò anche, visto che ce l'ho.
Poi un altro è Harry Potter con il Platinum versione moderna, così capite. Questo qua è il calice di fuoco. E anche questo è papabile per il canale, così per variare poi un po'. Poi Call of Duty 2 The Big Red One. Questo Call of Duty rispetto alla versione 360 è diverso, sono due giochi completamente diversi. Non so se ve l'ho già fatto vedere la versione Xbox 360, se non ve la farò vedere. È un buon Call of Duty, un'ambientazione che piace a me, anche questo magari potrei fare uno speciale. Poi c'è un bellissimo sparatutto Black versione purtroppo Platinum, ma chi se ne. Questo qua è uno dei migliori sparatutto, grafica eccellente, specialmente sulla prima Xbox, ma anche su Play 2, e credo fosse il gioco con la grafica migliore, pubblicato da Electronic Arts e uscito nel 2006 sempre. Questo dovrebbe essere anche completo. Mamma mia, con una sola mano, vedete, Platinum, con tutte le ditate del 2006. E niente, completo. Ve lo consiglio se avete Xbox One e Series XS, è incluso nel Game Pass ed è ovviamente retrocompatibile anche tramite disco. Call of Duty 3, questo qua è forse uno dei miei preferiti di Call of Duty, usciti su Play 2, molto molto bello, magari anche questo lo vedrete sul canale. Poi Brother in Arms Road to Hill 30, e anche questo da quel che ricordo non era malvagio, e dovrei rispolverare un po' di roba perché non è che mi ricordo tutto tutto. Gioco e manuale in italiano, e anche questo Platinum. E finiamo con un altro sparatutto, Medal of Honor European Assault. Questo lo trovate sempre anche sul Game Pass e su Xbox in versione 360. Questo è un altro bel titolo, e anche questa serie EA, dove cazzo l'hai ficcata? Boh, è sparita. Ovviamente pensavo che il video durasse di più, sulla fine dura neanche 20 minuti. Sono andato un po' spedito così perché in sto momento ho male al dente e voglio andare spedito, però mi dispiaceva avervi lasciato secco con questa serie, e nel mentre ne ho approfittato per spolverare un po' di roba e riscoprire i giochi che avevo e non mi ricordavo più di avere, perché purtroppo quando uno ha molta roba si dimentica dei giochi che ha. Ma ogni tanto capita di dire: ma cazzo, ma sto gioco ce l'avevo, perché l'ho ricomprato in digitale? Beh, perché sono pirla. E niente, fatemi sapere la vostra nei commenti, fatemi sapere se c'è qualcosa di un po' di valore, io non lo so. Per me tutti i giochi sono belli, tutti i giochi valgono. Scusatemi lo sfogo iniziale, le battutine ogni tanto, però a me, quando qualcuno ti critica senza fare una critica costruttiva, così tanto per tirarti la frecciatina, mi fanno proprio girare le balle. Poi sono io pirla che me la prendo così, non è che sono arrabbiato, però un po' mi dà fastidio che uno viene lì a dire: ma non vale niente perché c'hai della roba con le righe sulla scatola, perché i giochi normali come questi non valgono una mazza. Se non ti piace il mio video, vai da un'altra parte. Voi cosa dite? Niente, statemi bene, spero che in fondo vi sia piaciuto questo video. Scusatemi anche se non ho usato il cavalletto, ma me lo sono dimenticato, quindi ho filmato così alla bene meglio, un po' al vecchio stile quando YouTube era agli inizi. E niente, un saluto da Trio e al prossimo video. Ciao ciao!